penso soprattutto in quest'ultima fase di essermi impegnato perché la risorsa petrolio possa dare finalmente delle risposte definitive, stabili alla nostra comunità. Se il petrolio può portare risorse, può portare soldi sostanzialmente che servono poi a sviluppare altro, i posti di lavoro possono venire fuori in un altro modo. Io ormai sono alla fine della mia esperienza amministrativa perché non sono più candidato, dopo ben 4 volte essere stato sindaco. E beh, penso che soprattutto in quest'ultima fase, grazie anche alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla disponibilità anche delle risorse umane che stanno venendo fuori, si possa dare a questo territorio, e io mi sto impegnando, mi sono impegnato per questo, uno sviluppo finalmente autopropulsivo. Sono uno di quelli che ci crede in questo, sono convinto che si può lavorare qui e si può fare un lavoro anche non per forza canonico per queste terre, si può fare il giornalista, si può fare l'esperto di comunicazione, si può lavorare con le nuove tecnologie. Io sono uno di quelli che vive e lavora con le nuove tecnologie e con la comunicazione.
sbucciato tuo marito. Buonasera. Credo sia opportuno che qualcuno venga anche qui vicino a noi. Non abbiate paura. Diamo questa sera avvio ad una iniziativa importante per il nostro comune. Una riflessione, tutti quanti insieme, amministratori e cittadini, sulla utilizzazione delle royalties. La giunta regionale nella settimana scorsa ha fatto un provvedimento e sulla base di criteri che sono stati stabiliti dalla conferenza dei sindaci insieme al presidente della giunta regionale, grazie a questi criteri e sulla base di questi criteri a ciascun comune è stato dato un importo sulle varie misure che prevede il protocollo d'intesa tra comuni e regione. È un momento particolare, cioè quello di costruirsi da qui un futuro che speriamo sia migliore del passato, perché siamo tutti davanti a una sfida, la sfida petrolio, la sfida petrolio-ambiente, la sfida di darci finalmente, speriamo, un programma di sviluppo che parta da tutti quanti noi e che speriamo possa approdare in tempi brevi anche a dare quelle risposte alle nostre legittime aspettative che nutriamo ormai da qualche tempo. Il problema è di capire se effettivamente le nostre comunità locali sono capaci di recepire una forza d'urto relativamente a questo flusso finanziario che è consistente. Allora serve una rivoluzione culturale, una rivoluzione sociale. Il petrolio ci sta coinvolgendo tutti. Tutti quanti ne abbiamo sicuramente gli effetti negativi di quello che sta comportando questo tipo di insediamento nella nostra zona. Degli effetti positivi chi ne godrà? Sicuramente chi sarà capace di mettere mano a questo tipo di pacchetto e a questi tipi di iniziative. Abbiamo avuto una volta la scommessa industriale, abbiamo avuto un'altra volta la scommessa agricola. Stavolta su che cosa vogliamo scommettere? Nel dare 4 soldi ad ognuno? Anche dire ai giovani di fare delle iniziative, dai 14 possibilità, diventa complicato, ma cerchiamo invece di individuarla qualcuna di meno. Cerchiamo di dare qualche idea un poco più precisa. Forse più semplice, distingiamo il campo. Beh, Vigiano ha l'idea del turismo, dico il turismo giusto per dirne uno, e probabilmente mio figlio si va a laureare in scienze turistiche. O siccome nell'ambito del turismo abbiamo dato spazio all'arte musicale che c'era prima a Vigiano per la costruzione di strumenti musicali, va a impararsi a fare il liutaio perché avrà una possibilità di fare qualcosa nell'ambito della sua comunità. E che noi rifuggiamo dai progetti che si autoreferenziano, cioè per il solo fatto che si fa spesa è una cosa buona. Questa era la logica dell'intervento della Cassa del Mezzogiorno. Oggi invece noi puntiamo ad uno sviluppo diverso. So che il petrolio può essere solo uno strumento per raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo che non è legato al petrolio. Lo sviluppo deve essere assolutamente legato all'identità e alle risorse di questo territorio. E qui l'olio? Sì, sì, passiamo di qua un attimino. Ah, qua c'è tutto l'oliveto. Eh sì, bisogna un attimino attraversare questa zona. Raccontatemi un po' la vicenda dei finanziamenti, delle royalty. Voi avete fatto una domanda per avere soldi dal petrolio e per utilizzarli come? Ci avevano consigliato di fare un impianto idrico, quindi per il risparmio idrico abbiamo pensato alla prima cosa. Poi questa zona qui per esempio non è produttiva, quantomeno fino a quella parte lì dove c'è quel cancello, la parte di sopra, e quindi vogliamo tirar via tutto e impiantare in questa zona qui, che è una zona molto più produttiva. Quindi a me mi pare sostanzialmente che siete favorevoli al petrolio. Da una mano, da una mano. Stavo facendo un articolo sul petrolio e sono venuto a parlare con Paolo e con Danietta per vedere il petrolio che ha fatto in questa zona. Che ha fatto? Voi che vi ricordate? Chi non ramina non perché chi non ramina?
A noi, per esempio, ne scacciamo una proprietà in montagna, dove io puzzo. Costa molì. E poi, non parliamo di canapato. La petrolio è una risorsa, giornalmente. Però è più una rovina che una bene, una inquinata tutta maniera. L'anno scorso i formaggi erano venuti malamente proprio per l'erba inquinata. Troppo giù potevano essere un poco buono, che se la vede lei. Laura, scusa, questa era Daniela. E quindi, insomma, ero a New York quando c'è stata la cosa, l'attentato alle due torri, quindi ho visto tutto, sta cosa, che mi ha abbastanza, no? A un certo punto mi ha fatto pensare, ma che sto a fare qua? E quindi, niente, ho deciso poi di tornare, insomma c'era questo posto che mi aspettava in fondo, cioè per tutto il lavoro, no, di mamma di 10 anni, tutta la sua energia, questa impostazione di questa azienda, sì, un po' più alternativa, insomma, mi sono fatta rapire della magia delle mie montagne, io che sono montanara. Bene, che l'idea mi è sembrata così, certo moglie di cammino, la tenevo per me, che me la tenga a fare, ti pare? Anche perché queste persone avranno dei contributi dal petrolio. E quindi ci fanno l'olio con quei contributi del petrolio, la cosa mi è sembrata carina. È a disposizione. Ok? Ci sentiamo presto. Ciao Mimmo, ciao. km di scavi per la costruzione dell'oleodotto che trasporterà il greggio estratto in Val d'Agri dalla Basilicata al porto di Taranto e 100 siti archeologici sconosciuti vengono alla luce grazie al lavoro delle ruspe. Un colpo di fortuna, le grandi macchine questa volta non hanno soltanto rimosso e spostato terra, ma sono servite per scoprire nuovi gioielli di quel grande patrimonio archeologico che la storia ha messo a disposizione della regione Basilicata che il tempo ha occultato. Insomma, l'estrazione del petrolio ha fatto in modo che venissero restituite all'uomo necropoli e fattorie greche del VI-IV secolo a.C., testimonianze incontrovertibili della presenza dei Lucani nelle valli dell'Agri e del Sauro. Da sto posto che ti vogliono espropriare? Devo andare su, cioè come passa anche qua sotto. Ci sono qua tutti i campi coltivati,
vigneto, l'oliveto e poi 20 ettari di bosco. Sono all'incirca una quarantina di ettari. Che fanno parte tutti dell'azienda biologica. Sì. Poi c'è ancora una parte, però è quella in alto, è un altro piano. La tua famiglia è radicata da molte generazioni qua, mi pare di capire. Tipo 8 generazioni. Ah. Molto tempo. Loro avevano, diciamo, tutta la Valdaglia. E questo è quello che rimane di questo feudo enorme. E questo io vorrei recuperarlo, perché guarda, c'è una costruzione pazzesca, un'esposizione quasi perfetta. Ti possiamo dire che è un esempio di bioarchitettura. Ma qua c'è da spendere un bel po' di soldini, però. Qua, sì, una marea. Infatti vorrei capire bene quale sarà la vicenda di questa cosa dell'ENI, perché certo non è che posso fare un investimento così importante. Ora andiamo su. Ecco, qui passa l'oleodotto dell'ENI. Comincia di qua, di sopra, poi scende, segue questo costone roccioso, poi attraversa l'azienda e fino ad arrivare poi a congiungersi con la condotta principale dell'oleodotto che arriva al Centroli. E qua passeranno tipo 5 tubi. E comunque è veramente assurdo. È un problema per te. Certo, come. Penso che è completamente inconcepibile la mia azienda che ha, insomma, degli obiettivi precisi. Il campo ecologico. E noi comunque ti daremo tutta l'assistenza legale che potremo dare per darti una mano in questo passaggio. Noi vorremmo collaborare con questi del petrolio, però vorremmo pure noi più collaborazione, più dei benefici. I ragazzi non dovrebbero farsi la valigia, ragazzi giovani, andare via perché non c'è lavoro, mettere del lavoro in più, più lavoro. Per conto della signora Francesca Leggeri, che sottoscrive la presente per accettazione e ratifica, vi significo quanto segue. La proposta da voi formulata è inaccettabile. Dalla planimetria allegata, infatti, si evince che il vostro oleodotto dovrebbe attraversare l'azienda della signora Leggeri e sono certo che anche voi capirete che le due cose, oleodotto e agriturismo, sono assolutamente incompatibili.
Dunque la mia assistita nel respingere la proposta così come formulata vi comunica di essere invece disponibile a discutere con voi un tracciato diverso che tenga conto delle esigenze di tutti gli interessi in campo. Distinti saluti. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione di compromesso per evitare i danni. Quelli posti in mostra al Museo di Metaponto sono reperti di nobilissima fattura venuti fuori a seguito degli scavi effettuati per la realizzazione dei 136 chilometri di oleodotto che collegano il centro oli di Viggiano con la raffineria di Taranto. I manufatti sono stati rinvenuti in un centinaio di siti nelle valli del Sauro, dell'Agri, nella zona di Grumento Nova e in tutta l'area ionica lucana. Questa riunione si riferisce a una sollecitazione che ho visto esprimere per quanto riguarda alcune iniziative che si intenderebbero mettere in campo nella nostra realtà industriale. C'è una grande attenzione da parte di voi tutti che siete nel mondo dell'attività imprenditoriale, ma anche noi come amministratori sicuramente interessati a vedere presto utilizzate le royalties per le attività produttive. Abbiamo pensato di concretizzare una soluzione di questo tipo. È un posto di montagna, è un luogo freddo, deve avere capacità di accogliere i turisti in modo degno. Quindi innanzitutto comfort, calore nelle abitazioni, nei luoghi d'accoglienza. Questo è ottenibile a basso costo perché abbiamo fonte di gas privilegiato. Data la disponibilità, sempre nell'ambito dell'attività estrattiva dell'ENI, quindi della disponibilità di questa fonte energetica del gas, abbiamo pensato di poter mettere insieme imprenditori, amministratori, nella realizzazione di piccoli impianti, chiamiamoli di cogenerazione, che consentissero di poter sfruttare in maniera oculata l'assorbimento di questo calore. Le suore. Ah, era una raccomandazione? Sì, era come. Magari arrivavano quasi, riempivano le tasche di bigliettino e l'affetto. Ma... Lo so, fatto per anni, dopo pre-comitti, dopo l'avevo parecchi tempo, la sezione. Con il microfonino. Disse che sopra ci passano la sezione. E bisogna mettere continuamente a fuoco, evidentemente la pellicola è deformata. E qui invece c'è qualcosa di interessante. Falce e martello, già. Lume e pane. Sezione. Quindi allora la piazza, il circolo che abbiamo visto prima, il bar. Che materiale c'è oltre a questo?
oltre a questo. Immagini che avevo immagini adesso ma qua c'era a buon punto già ovviamente fine 63 inizio 64 diciamo tutti hanno abbandonato la zappa e sono scappati alla diga. Allora queste sono immagini delle prime ricerche petrolifere a Montemurro metà anni 60 ecco. Quindi si faceva brillare a 100 metri sottoterra una mina. Ma che è sto lì? Petrolio? No, acqua, acqua e terra. Texas. Acqua e terra. Acqua e terra. Ma loro interessavano il movimento sismico. Questo tratteggiato in verde è il perimetro del parco ed ecco qui il pozzo Sant'Elia, praticamente sul confine. Poi questa è la condotta che scende e va giù, attraversa tutta questa parte qui e scende proprio nella mia azienda. Taglia in due qui la... Quello che vorrei è almeno questa parte di condotta, no? Tutto questo, questi pozzi vengono collegati a questa parte di condotta. Che si va a innestare all'I1, il pozzo esistente, dove c'è già il collegamento, già esiste. Per cui loro in teoria si risparmierebbero un tragitto. Perché è importante fare questa condotta che scende a valle e che procedono? Sì, però è delicato, perché se tu chiedi chiarimenti sul piano tecnico, loro hanno mille motivazioni tecniche che possono addurre a favore di una loro scelta. Però io dico dal punto di vista invece umano, considerare me... dico, scusate, ma perché dovete passare la mia azienda? Quando... Potete business. Anche utilizzare... Ma io spero ancora che davanti al business ci sia ancora una frazione di umanità nel gestire le cose. Quelle che sono regioni confinanti con la Svizzera e che hanno il differenziale di prezzo della benzina tra l'Italia e la Svizzera. Allora, poi non insisto più. La cosa importante qual è? È che la regione Basilicata nel 2006. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Il valore di questa processione è essenzialmente nel ripetere e nel mantenere queste radici forti religiose che contraddistinguono il popolo vigenese. Si fa riferimento anche alla fiammella che i pastori videro sul monte quando venne appunto rinvenuta la Madonna, e qualcuno ha messo in parallelo proprio questa fiammella della riscoperta della Madonna con la scoperta del petrolio. Non credo che ci sia nulla che metta insieme il petrolio con la Madonna, tranne il fatto che anche il petrolio potrebbe diventare un miracolo per questa nostra terra, se lo sappiamo ben utilizzare. Quando
a salire, però secondo me. Ma forse me perché non trovano parcheggio. Si potrebbe anche tentare. A salire? Mm-hmm. Ci dobbiamo fermare a parcheggiare? Ma c'è tanta non siamo lontani. Lontani non siamo, ma anche vicini, perché ci saranno ancora 3-4 curve. 3-4 curve è un mezzo che sono stati. In quantità di metri non lo so. Questa è casa sua, chi invece lo ha già fatto o non vuole farlo può fare una passeggiata. Madonna nera, figlio, Madonna nera, io vivo vicino a te. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di noi. È un evento che bisogna registrare. Anche qui si ripete ogni anno. Ecco. Una curiosità mi è venuta Salento. Sì. Cioè, in sostanza la cosa particolare è questa. Tutto questo movimento che c'è intorno alla Madonna è anche un po' legato a un evento turistico, a un evento importante di valorizzazione anche del territorio. Il petrolio fastidio in questo ne dà. Ma diciamo che almeno nella fase di perforazione un po' di fastidio lo dà, ma è un fastidio comunque provvisorio, relativo. E nulla avviene di trasformazione nell'ambito della natura senza anche dei traumi naturali. Per cui non è pensabile che non avvenga nulla, però quello che avviene più credo nelle viscere della terra che non. Siamo a 4.000 metri, giusto? Sì, anche di più. Anche di più. Vieni qua, sali a piedi e ti rendi conto che il petrolio non si vede. A parte un cartel, Pozzo Monte Enoch. Cioè devi andare a vedere che lì c'è il petrolio, ma se vedi bellezza, vedi gente che ci tiene a queste tradizioni. Chi viene non le conosce, cioè non conosce che c'è il petrolio, non lo vede, lo sa, non lo vede. Genji, a tutta la compagnia! Beh, viva salute! E non parli di scarpe, no! Questo vino è per la fine alla salute di chi lo beve, questo vino è bella e calante, la salute di tutti quanti! Tutti quanti, bene!
abbiamo fatto tardi. Dappa, l'hai preso la busta per la maestra d'inglese? Guarda, dobbiamo studiare un po' storia, eh? Anche il libro quello che ti ha regalato nonno. In questo momento la situazione non è, diciamo, difficile da interpretare. Tu hai uno schieramento di centrodestra che quasi non esiste, almeno ufficialmente. Uno schieramento di centrosinistra che sta cercando di unirsi per fare l'Ulivo. Le royalty del petrolio, siccome sono l'elemento storico importante per Montemurro come per tutta la Val d'Agri, devono essere, innanzitutto i candidati devono dimostrare di conoscere le opportunità che ci sono in un paese adesso. Per cui loro sono obbligati a dare delle risposte ai cittadini su come intendono utilizzare queste risorse. Informare i cittadini su quello che c'è di possibilità, cioè su quello che le risorse, le royalty nel programma operativo Val d'Agri danno ai singoli comuni. Nel giro di pochi mesi sono arrivati a Montemurro tanti soldi quando ne arrivano in due bilanci, quando sono due bilanci comunali per due anni. Sono arrivati in pochi mesi. Il problema principale a Montemurro qual è? L'occupazione. Il lavoro, sicuramente. Allora, dobbiamo chiedergli come hanno intenzione di sfruttare i soldi del petrolio per creare impresa soprattutto. Quante imprese sono nate da quando si sono... No, quante imprese sono nate con le royalty poche. Però quante imprese sono nate nel frattempo? Io a Montemurro non mi dispero, perché ho visto a Montemurro, come a Villa d'Agri, una situazione che... Quindi c'è una fiducia, c'è una consapevolezza di un'area che può comunque risollevarsi. Come i candidati, il futuro sindaco farà in modo che i giovani possano creare impresa con i soldi del petrolio. Il problema, se volete, comunque, non è solo gestire i soldi, già, secondo me, è gestire e creare un sistema per fare in modo pure alle imprese piccole di crescere, e non dico far ritornare tanta gente a Montemurro, almeno non farla andare fuori, non farla uscire per lavorare. Io fiducia perché... pure nel ritornare. Io fiducia pure nel ritornare. Se già iniziamo a non farla partire, penso che poi la fiducia c'è pure nel ritornare. Noi siamo qui. Cioè il fatto che siamo noi. Non dobbiamo essere. No, voglio dire, il fatto che siamo noi che facciamo queste iniziative e che diamo il senso di un gruppo di persone che, distaccatesi dalla politica, fanno un'attività che dimostra che si può rimanere da giovani in un piccolo paese, è una risposta. Posso fare l'esperienza mia? Io me ne sono andato e ritornato. Perché i mezzi ce li dà il petrolio, le royalty ce li danno, e che a volte manca il coraggio pure di fare qualsiasi iniziativa. Esatto. Ma dobbiamo aspettare qualche altro, Sabina? Sabina, si è fermato giù. Penso che qualche altro verrà. Ma qualcuno già mai... Già è sopra qualcuno? Sì. Ah, va bene, allora. Così, Sì, prego. Sarebbe un libro, un bel libro dei sogni questo, se noi non avessimo dei riferimenti molto precise a poste finanziarie che sono qui riportate puntualmente. Quali sono le poste finanziarie? Beh, sono soprattutto le royalties, no? Provenienti dall'attività estrattiva. L'asse numero 6 è quello che vi riguarda più direttamente, perché questo prevede l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili. Questo intervento naturalmente è un intervento che noi riteniamo fondamentale da un punto di vista anche sociale. Allora, ingegnere... Sono qui ad illustrare il
il progetto di prefattibilità di un impianto di teleriscaldamento urbano nel comune di Viggiano. Ridurre le emissioni di inquinanti è sicuramente un successo dal punto di vista sociale. Questa è la centrale di cogenerazione. Mediante una rete sotterranea Luigi, senti, ho ricevuto la lettera dell'ENI. Poi dice l'alternativa proposta di spostamento verso Monte delle condotte petrolifere è in contrasto con le esigenze tecniche, ambientali, amministrative ed economiche. Certo, però evidentemente non sono disposti a perdere tempo, questa è la verità. Ma secondo te adesso che dobbiamo fare? Beh, uno comunque c'è il procedimento legale in corso. Vabbè. Poi? E poi aggiunge, come sempre la nostra azienda è disponibile a valutare tutte le azioni possibili per minimizzare l'impatto dei lavori di posa delle condotte e a riconoscere gli eventuali danni derivati dalla nostra attività. Penso che fra le righe si capisca. Sì, è ovvio. Francesca. Io... battaglia qua. Ricomincia? Ricomincia. Niente, quindi non bisogna andare avanti, vediamo un po' sulle vie legali. Poi tornare sul piano anche dell'informazione, della mobilitazione. Aspetta, incastriamo per qui. Proiettore, ecco. A Spinoso ci aspettano i due candidati a sindaco, dove parleremo un po' del petrolio, delle risorse che porterà il petrolio e del parco della Val d'Agri, su cui Spinoso punta moltissimo sostanzialmente. Ho cominciato così un po' per gioco, per divertirmi, per fare qualunque cosa, pigliare immagini, vederle con gli amici. Poi in seguito c'è stato poi un po' il desiderio di memorizzare, di mettere nella memoria le immagini. E una volta mi sono trovato pure con Nanni Moretti. Lui presentava il film Sono un autarchico, mi sembra, al cinema non professionale di Montecatini. Io non mi ricordo, io presentavo Agosto Montemorris, un film, un documentario.
Allora, aspettiamo un altro candidato. Chi è? Manca ancora, sì. Eh sì, dopodiché spiego il filmato e perché siamo qui stasera. Mm-hmm. E poi parte il dibattito tra i due candidati. Con i due candidati. Noi cercheremo di mantenere così, diciamo, l'attenzione fortemente sui contenuti in maniera molto tranquilla. Cerchiamo di creare una serata un po'. Maestro, quando vogliamo? Signore e signori, buonasera. Noi innanzitutto dobbiamo presentare la serata e dobbiamo presentarci. Noi siamo un gruppo che organizza, diciamo, un piccolo giornale che facciamo online e che facciamo stampato a Montemurro. Noi crediamo molto in questo tipo di attività, poiché siamo un gruppo di giovani che ha deciso di investire il proprio futuro in Val d'Agri. Spinoso da parte sua ha la forte peculiarità di essere il paese che punta soprattutto sul Parco Nazionale della Val d'Agri, una coesistenza, quella tra petrolio e parco, che apparentemente potrebbe creare qualche perplessità, qualche dubbio. Questo noi un po' chiederemo ai nostri candidati a sindaco, che oggi sono i testimoni di una realtà in cambiamento. Una prima analisi delle foto, avrai sicuramente un danno al bosco. Mm. E ci saranno molte piante, saranno tagliate e non potrai più ripristinare il bosco, quindi avrai questa fascia che ti divide a metà il bosco e quindi... Ah, che mi taglia proprio. Sì, di circa un ettaro e mezzo. E poi avrai una parziale distruzione dell'uliveto vigneto. E poi invece giù gli altri terreni sotto. E negli altri terreni hai sicuramente, come ti ho detto prima, una perdita di fertilità. Dico, ma in base alla legge sulle elettrodotte, eccetera, eccetera, io ho una possibilità, presentando questa documentazione e quindi dimostrando che comunque il mio lavoro di tanti anni è a questo indirizzo e quindi è incompatibile con il passaggio di una condotta petrolifera. Io ti conosco da tanti anni come azienda, la tua azienda si basa su principi etici e ambientali molto forti, quindi il vedere attraversata l'azienda da un oleodotto potrebbe sicuramente far scaturire una perdita completa della clientela, quindi spero di no, ma una chiusura della tua attività. Non dire che sono nervosa, poi. No. Ansiosa. Ansiosa. Thank you.
passato di qua, che ha fatto un macello. Io no. E anche questa, mamma? Io no, io no. I piedi così. Tu è cascato tutto. Voglio sapere chi è venuto. Sono sicura che andrò all'università e mi fermerò lì. Voglio fare architettura e penso che un architetto nel mio comune non ha grande possibilità di... E per questo mi dispiace, perché alla fine il legame c'è al proprio paese, alla propria terra. Anche nel mio paese purtroppo, se prima erano tantissimi, tantissimi giovani, adesso anche la sera la villa comunale non è più popolata dai giovani come 10 anni fa, come anche 6-7 anni fa. Comunque è una popolazione che sta invecchiando sicuramente. Nel caso del petrolio è capitato che molte dei giovani del posto si sono stati assunti però con contratti a tempo determinato, quindi massimo 6 mesi e poi via. E questi danno soltanto un benessere momentaneo, poi passa e si rimane di nuovo disoccupati. Questa zona è famosa perché ci sono i pozzi di petrolio. Ma quando il petrolio finirà? All'età di 20 anni mio padre è venuto a Villa D'Aglio, un paese nuovo, ed ha aperto dal niente un'impresa. È un'impresa che li frutta tantissimo adesso, è riuscita a spostarsi anche nelle regioni limitrofe. Di conseguenza, cioè, secondo me, la mia esperienza mi ha portato a trarne un messaggio ottimistico, perché cioè, se tutti la pensassero alla fine come mio padre, riuscissero ad aprirsi e a cercare con coraggio anche di svilupparsi in un certo senso, per me... E io non ho ben capito come si possa conciliare il parco con il petrolio. Questa può essere un'opportunità di sviluppo, certamente, però bisogna vedere come si concili con il petrolio. Io non lo vedo tutto questo pessimismo, perché vedo che molti giovani, un po' più grandi di me, adesso che sono andati a fare delle scelte universitarie, hanno scelto proprio delle facoltà, diciamo, in settori dell'ambiente. Anche Villa D'Agri, il mio paese dove vivo, è un paese che comunque rispetto ad altri paesi limitrofi, comunque si sta sviluppando, cioè comunque le persone che lavorano al petrolio, diciamo, hanno acquistato case, comunque i negozi sono molto affollati, diciamo, anche questo comunque secondo me, cioè, bisogna sperare che ci sia qualcosa comunque di positivo in tutto questo. Spero comunque di poter trovare un lavoro nel futuro qui nel mio paese.